Eccoci qua. Rieccoci. Il timone lo passiamo a Rick. Le cose un po' più facili mi lascia l'onore. No, più che altro adesso è difficile perché il dungeon, vabbè. Quindi adesso dobbiamo andare a cercare il settimo dungeon. Due dungeon non l'abbiamo già fatti fuori? Stavolta siamo stati un po' più efficaci. Vabbè, il dungeon 5 che è mica male. Vabbè. Il dungeon 7. Il dungeon 5 era veramente... No, il dungeon 5 veramente vale 7 dungeon messi assieme. Porca miseria, era veramente, veramente tosto. Cerca di tornare adesso nella zona più vicina all'inizio. Ok. Che non è questa. Allora, perché la mia memoria scritta... Io qua sono nella zona... Sì, va bene, va bene. Però, bombe, bene, 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 bene. Ottimo. Allora, trova il livello 7. Dall'inizio vai su di uno schermo, a sinistra di 4, su di 1, bla bla bla, per passare il mostro Grumble Grumble. Ma che cacchio? E chi sarebbe questo Grumble Grumble? Non ti serve niente col cuore lì, lascialo stare. Niente di niente. Ma che stanno troppo a est, eh? Devi andare giù e a ovest. Devi scendere, no? Sì, ma anche a ovest. Ti stai spostando. Ok, ci siamo. Quasi. E quanti punti segreti che c'erano? Infatti, proprio siamo schizzate 200. Sì, la sterlina si è alzata di colpo, la borsa è cambiata. È cambiato un po' la vita. Ecco, magari queste cose qui me le eviti. Ero convinto, ma tanto io ho la vita piena, Sì, sì. Sì. Ok. Sotto andiamo alla schermata principale. Quindi, su di uno. Allora, aspetta. Okay. È già questo. Ok, vabbè, perfetto. Su di uno. A sinistra di 4. Che è il solito 4 che arrivi nel punto cieco. Sì. Sinistra di 4, eh. Vabbè, qui è massa rupia, possiamo avere. La pozione magari... Potremmo prenderla, effettivamente. Non è qui, è sotto, dove c'è la vecchia. Dove c'è la vecchia... Ah, forse più avanti. Sì, sotto. C'è sotto, scusa. Qua sotto? No, c'era la vecchia sinistra. Che ti parlava. È due volte. Sì, era solo che ci parlavano. Ti dava la. Quella lì sia. La vecchia parlona, cialtrona. Ma era qua, vi sai? Quattro. Qua sì, secondo me. Sì, era qua la pozione. No, perché l'abbiamo finita, quindi. Si è dimostrata. Molto utile. Utilissima. Molto utile. Eccola qua. Sì, dammi la pozione. Sì. Ah, una medicina, non è una pozione. Perché ai tempi col sistema antidroga non potevano. Negli 80 non... l'America ha avuto un grosso problema di cocaina. Allora ho detto, chiamiamola medicina. Va bene. Sinistra di 4 abbiamo detto che era. Siamo più o meno qua. Forse era. Sì. C'è che abbiamo sbagliato. Sulla fiducia. Una fiducia che. Fino a dove incontri il muro? 8000 esatto. Schermate. Esatto, quindi. Comunque potrebbe essere la quarta questa. Sì, andiamo su un attimo. Su. Perché lui dice alla quarta. Mamma mia, speriamo sia veramente così. Sali di uno poi. No, non metto di salire di uno. Passare. Sinistra, su di 4. Su di uno, scusa, hai ragione. Su di uno, sinistra di uno. Sinistra di 1 e fin qua ipoteticamente è corretto. Poi... Ah, era qua, ok. Sinistra di 1, su di 1 e suona il fischietto? Sarà nella zona, ti ricordi quella zona morta? Ah, dove non c'era la fata, esatto. Dove non c'è la fata, dove non c'è la fata. Tutto ha un senso, non è questa. Non è questa, ma è quella dopo. Sinistra. Ma che difficile. Ma no, non è difficile. Una cosa è difficile, una cosa è impossibile. Qui non puoi saperlo. Devi barare. Quindi noi in realtà siamo ancora onesti. Dici 5 rupie, 5 rupie. Ma potrei prendere quello col coso. Tanto il tiro alla Pippen. Tiro alla Pippen, posto alla Rodman. Che Rodman, grande tiratore di tiri liberi. Lui era il maestro dei recuperi. No, come si chiamano? Dei rimbalzi. Rimbalzi. Dei rimbalzi. Infatti Slam Dunk, che difensore Slam assoluto. Dunk, il cartone, sì. Si ispira a lui il personaggio. Ah. Infatti anche i capelli corti, arancioni, basket. Sì. Allora, si è inaridito il fiume. Guardate. Mamma mia, che effetti cose. Speciali qui, Hollywood, James Cameron. Ma di che cosa stiamo parlando? Sbeffeggiato davanti a Nintendo. Ah, quello è un dungeon proprio. Boom, basta. Ah, un dungeon nascosto nel lago. Livello 7, ragazzi miei. E qui tra l'altro non avevo neanche segnato il tempo per capire quanto sarà lunga sta puntata.
Sì, queste qua si potevano far danneggiare? Sì, si potevano danneggiare. Cioè, non abbiamo mai avuto in realtà lo scettro lunare da Sailor Moon. Ma vabbè, ma ragazzi, ma che bello. Sailor Moon, chi ti di ragazzi. Beh, lo so perché non... è un ragazzo problematico, ignoratelo. Ma penso che mi ricordo ancora la prima volta che ho guardato Sailor Moon. Mangiavo dei bastoncini Findus. Non chiedermi perché. Ah, ma è beccato. Ma che? Ed ero all'asilo. La prima puntata, sì? Era su canale 5. Quando ma c'era ancora quelle disegnate malissimo. Ah, ma disegnate stra bene. Ma che malissimo. Anzi, una volta sapevano disegnare le cose. Ed era su canale 5 quando c'era ancora Bim Bum Bam su canale 5. Perché dopo hanno passato i cartoni su Italia 1. Sì, hanno passato lo scettro del potere. Luna, esatto, che poi l'Italia 1, dove la vita io si vedeva malissimo. Infatti mi sono perso tutti i cartoni di quella... Tra la prima elementare e la prima media non ho visto più niente. Vabbè. Ho avuto un'infanzia infelice. Sono tornati gli auto australiani. Vabbè, adesso con lo scettro, caspita. Ma io userei anche la spada perché è più forte dello scettro, eh. Perché la spada sì, usa la... No, ma c'è la Dugan? Sei in sicurezza. Sì, ma usa la Dugan, no? Secondo me è più forte perché c'ha... Già prova altre due. Guarda quanti cuori che mi stanno dando. Sì, sì, proprio è una fogna di cuori. Ma l'altro cuore! Ma vaffanbagno. Vabbè, ragazzi, o quando sia tutto, o quando non sia niente. Quando siano il pane, se il pane non si denti. There's a secret in the tip of the nose. Il naso di chi? La punta del naso? Sì. C'è un segreto sulla punta del naso. Sulla punta del naso. Quindi noi quando vediamo una punta di un naso, bam, colpiscilo con tutta la forza, esatto, che hai. Ma sai cosa? Forse... Flauto? Bravo, bravissimo. Forse è la mappa, c'è la forma di una punta o di un qualcosa. Forse. Eh no, è zona franca, il flauto non va. Scettro lunare Sailor Moon. Io userei la spada e il contatto diretto. Però, se proprio insisti... Vai, potevi... Perché hai paura? Perché non voglio perché perdere... Perché è velocissimo. Non voglio perdere il coso. Bombe, chiave, posso. Chiave del dungeon, bombe. Perfetto. Sinistra, a destra, ma scusa. Hai un'idea? O questo dungeon sarà immenso? Abbastanza. Tra l'altro c'è una chiave. C'è la... Esatto, l'hai appena scannato. Siamo a 4 chiavi, ma quante chiavi ci abbiamo? Quindi non tornare indietro. Ok. Tutta a bordo. Non ho mai capito da bordo e tribordo. Tu ne sai qualcosa? Cambiamo argomento. Ok. Passa parola. Allora, sopra torniamo. C'è il vecchio, andiamo sì, esatto, a sinistra. Tri. Sopra c'è una bomba. C'è una fessura, un muro da bucare, okay. Da sfondare. Tanto da abbattere. La mappa, non stiamo neanche a illuminare. Sì, sì. Allora, bombizziamoci, fanciulli. Non so quale sia il vantaggio. Ah, c'è una bussola, forse. Credo. Vedim. Mia, è sempre tutto buio. Non c'è una mazza. Sì, perché c'è il fiume. Usa l'orologio sacro. Ah, la bussola, sì. Vabbè, poi chi ancora? Ma non avevo mai trovato così tanti cuori. Fate un dungeon. Sì, è il dungeon più generoso di sempre. Sì, ma questo. Quando sa che sei a posto. Certo, solo quando sei a posto. Dai, buono. Ma quella bacchetta qua è un tocca sana. Sì, a parte che adesso c'è pure il mega la Dugan, esatto. La spada wireless. La cosiddetta spada wireless. Caspita, un altro cuore. Allora, così. Siamo qui. Potremmo andare giù, ma anche no. Bombazza, ne abbiamo 12, posso usarla. Sì, dai, usala che magari la prossima volta vediamo che cosa... Quella bombazza lì ci ha fatto andare solo a prendere il... Ci ha fatto andare a prendere, ma sto parlando... Sì, ma non importa, parlo come siamo mangio. Ragazzi. No, dicevo, ci ha fatto solo prendere la bussola. Ok, questo invece... Ecco, forse era da evitare a sto posto qui. Io lo eviterei. Ah, buono. Un punto buono quello. Non ti beccano le... Caspita, ma con lo scudo lì che cambio di vita, maledetta zanzara. Presa. Aspetta, la seconda. Comunque danno una caterva di cuori. Me ne è andati appena altri due. Si vede che... No, mi sono girato.
bombe, vuol dire che ci sono... perché stiamo trovando i buchi. Continua a scendere, prova. È l'entrata del dungeon, mi sa. Sì. Ok. Andiamo su adesso. Andiamo a sinistra, che c'è una bomba qua. Caspita, è tutto bombe qua, eh. Qua? Sinistra, 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 l'altra mano. Quella che usi per non scrivere. Ci siamo capiti. Come mi sottovaluta il mio amico. Mi demigra così continuamente. So che sei un grande scrittore. Ma si chiamano così adesso. Ah! Va, fresco. Lo vedi giù, per favore? Quando prendi iniziativa te? No, ma perché... c'è una spiegazione per tutto ciò, non è che... Certo, certo. No, ti ho tenuto giù perché... Rino... Prendi la chiave e scappa. Oh, 5 per rupie, no, non scappare. Da un po' che i serpenti non li vedevano più. Beh... Ah. Amico... Vabbè, 189. E qua non c'è niente da spaccare, eh? No, no, perché siamo nell'angolo più remoto della torre più alta. E va buono. Shrek, allora, quindi qua ci armiamo di bombe. Bombe e ne bastano due. Ma non ci serve neanche. Prova a usare lo scettro contro di loro. No. Sì, esatto, non serve a niente. Cioè, non abbiamo motivo vai di su, farli su, fuori, su, oggettivamente. Su c'è il vecchio. Il vecchio. I bet you would like to have more bombs. Sì, sì. Assolutamente. Hai scommesso sì. Bene. 16. La miseria. Ammazziamo questi qua, giusto per vedere cosa ci danno, magari. Ah, dici che ci danno qualcosa? Non lo so, magari. Proviamo? Secondo me no, però... Let's try. Let's try. Aspetta, però magari... Magari con la bomba. Se non equipaggio le bombe è un po' inutile, eh? Cerca di... Quindi bisogna fargliele ingoiare. Beh, devi mettergliele davanti. E quando esplode, insisti subito. Basta, la faccio io? Aspetta, adesso arrivo, Vediamo se riesco. Ecco, quando viene verso di te, tipo... Bravo, stai sulla parete, che non è male come idea. Vabbè, una volta che ne... Vai! Sbaglio tasto. Ok, dagliela... troppo veloce. Bravo. Adesso l'hai ingoiata. Bravissimo. Bravo. È morto. L'altro. A sapere come ammazzarli. Vai. Buono, è sulla parete. Quando è sulla parete. Aspetta, perché si è girato. È un truffaldino, voi. Vieni verso di me. Ecco, vai. Bravo. Vai subito, subito. Bravissimo. Okay, vedi, perché lui non gli dà il tempo di... Ora bene, 5 rupie. Abbiamo speso 7 ottimo, bombe. Ottimo. 10 bombe. No, Vabbè, ci siamo allenati. Ma tanto ce ne danno una caterva in questo dungeon. Però abbiamo capito un po'. Ok, adesso vai su. Aspetta, cambiamo subito armamentaria. Subito su? Su e cominciamo a esplorare le zone nuove del dungeon. Ok, perfetto. Su, esatto, qui devi per forza ammazzare e andare su anche dopo. L'altro l'hai trapassato senza farti male, ma poi perché non mi attaccava con la spada? Anche a me prima mi si è bloccato. Ma sai che forse i soli servono a quello, non ti fanno attaccare con la spada. Fatti colpire e provo a colpire con la spada. Hai ragione, anche a me prima è successo. Vedi? Non posso attaccare per un po' con allora la spada. Ha un senso adesso. E dicevo, ma scusa, ma è possibile che ti che devono solo niente. Sballottare qua di là e basta. Inibiscono l'attacco dalla spada. Poi magari uno usa il boomerang. C'hai una scala anche te però. Sì, no, vabbè, ma non aveva senso che andavo... Che andassi. L'auto. Perché? Magari... Devo accapparla? No, magari non c'è bisogno, però fammi vedere se c'era qualcosa a destra o a sinistra. Sì, c'era un punto segreto a destra. Ovviamente. Per darti ora una chiave. Però è chiuso, ovviamente. Per darti una chiave, che abbiamo tipo la caterva di chiavi, però meglio averne di più che di meno. Assolutamente. Cioè, non prosciughiamoci adesso. Vai, sia benedetto. Grande! Ragazzi, questo dungeon... Ma il dungeon... Non vorrei dire... Se non abbiamo ancora finito, però... Cioè, se fossero tutti come il 5, non avremmo mai finito questo gioco. Cioè, Zelda non avrebbe mai venduto. No, più che altro avrebbe venduto, ma... Cioè, veramente... Aspetta, ma è di una generosità sto dungeon? Non so se... cosa è successo. Allora, flauto immediatamente. Esatto. Ma in realtà potresti evitare. Potresti solo fare scoppiare con la bomba la parete a destra. Io farei scoppiare la parete a destra. Ok. Tanto il flauto non ci aiuta in nessun modo. Poi. Non so se ti dà la chiave. Però... Bravo. Ok. Qua ci sono questi qua che li ammazzerei con lo scettro. Allora, sì, assolutamente. Tutta la vita. Scettro la vita. Vadi. Non so cosa. Ma penso una chiave, sì. Sono accavallati, ecco perché morivano con una semplicità. 5 rupie!
Chiave. Chiave. Torniamo indietro. Let's... Oddio, vedo un drago da qualche parte. Aia. C'ho il dubbio, però non ammazziamo, chi se ne frega. Perché ci dava qualcosa. Ok, gli australiani li abbiamo seccati tutti. Ole. Qui c'è un vecchio. No, cos'è? Grumble. Aspetta un attimo. Qua ho visto da qualche parte che c'era un'indicazione per il Grumble. Ecco lì. Per passare il mostro Grumble, devi avere le scampe ai mostri quando gli stai di fronte. Vai. Enigmi. Enigmi con le guide. Basta, adesso non abbiamo più l'esca. Ah, ma l'esca era... Ma forse non attirava niente l'esca. Non serviva proprio a nulla. Serviva solo... Beh, però c'è servita. Però ma che ce l'avevamo già? Sennò vai a ricercare l'esca. Tutto per non usare la candela, eh. Ma tanto qua sono una zona Frank. Sono una zona Frank. Ah, la zona... Di che altro è un... c'è qualcosa di interessante sopra con la bomba, eh? Ok, adesso possiamo vedere la mappa. La mappa sai che non è poi così stupida. Usa lo scettro piuttosto che la... Sì, no, l'avevo usato solo per prendere una rupia. Ma perché? Oh, là! Perché i soli non ti immobilizzano. Usa la bomba, per favore, sopra. Sopra? Sì. Che non è che per favore, aspetta. Come stai andando educato? Sì, insulti a destra e a sinistra. Stai cominciando a capire chi è che comanda qui. Stai diventando un tenerone, sto diventando. Ok. Oplala. E qua c'è un po' di roba, non capisco cosa sia. Va bene, ho visto di meglio. C'è una bomba anche a destra se vuoi. A destra. Ma 16 bombe possiamo avere adesso finalmente. Oh. Mamma mia, si incomincia a ragionare, ragazzi. Sì, sotto non serve andare perché è il giro che ti ho fa fare. Ho usato una bomba. Ah, ok, che ne abbiamo 16, però. Cioè, al massimo 16, ne abbiamo 6. 16. Potenzialmente possiamo averne 16. Non farti fregare la rupia. Buono, sono tutti allineati. Vai. Tam. Pa. Non sono più allineati. Pam. Sotto sono allineati. Aia. Perché gli ha dato il gomito? Oh, quello è apprezzato. Cuore e fata. Mamma mia. Ok, sotto non ce n'è bisogno perché ci sono solo mostri. Andrei a destra. A destra. Ah, però ci farà andare sotto in ogni caso perché... Ah! Quando sei a breve distanza usa la spada che è più forte. Bravo. Bravo. E tutto ciò per... Bravo! Chiave. Che ne abbiamo 5 di chiave. No, devi tornare indietro. Maledetto, Lok. io ti sto dando le indicazioni quelle giuste. Dove siamo? Ho perso il filo. Non avevo dubbi. Oddio, ho perso il filo veramente. Sì. Tornare dietro, sotto. Sei andato sotto, no? No. Oh sì, cosa hai fatto? Sì, sono andato sotto, non si preoccupi, io sono qua che non riesco a colpire i nemici. Ok, bomba a destra dopo. Non entrare a sinistra perché... Nella porta, perché non ce n'è bisogno, sprechiamo una chiave, così accumuliamo chiavi. E quindi cos'è che faccio? Bomba a destra. Noi non siamo avidi di chiavi. Se andiamo avanti così, guarda che arriviamo all'ultimo dungeon con tutte le chiavi. Dei 10.000 chiavi. Esatto. Ale. Qua c'è qualcosa, un oggetto o una scala. Non c'è una bussola, guarda. Una scala. Tutto ammazza la gente qui. Non capisco se sei più forte, se sono forti uguali. A me sembra meno forte la bacchetta. Cioè, è comoda perché è wireless. Infatti, sono anche le ondine del wireless del telefono. Ma. Vediamo un po'. Però, secondo me, comunque, è grande qualità della vita. È grandissima qualità della vita. Qua c'è anche una bomba a destra, tra l'altro. Però, entra. Vediamo. Recita l'oggetto del dungeon. Sì. La candela. Rossa. E cos'è questa candela? Ah, forse è una candela infinita, tipo, per non cambiare... Che puoi usarla continuamente. Boh, proviamo. Ormai qua si sta raggiungendo livelli di esosità. È tutto rosso. Brava. Sì. Ecco, ma brucia anche. Che bello. Si vede che deve essere usata per qualche boss, qualche nemico. Magari che non questo uscire. Boss. Allora, qua c'è una bomba a destra.
Like a candle in the wind. Certo che giocare con la mappa sotto naso. Ma di che cosa stai parlando? Con la mappa memorizzata. Mentale. Non me la sono memorizzata. Sì, 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 tutto mentale. Allora, qua troveremo ancora i nostri chat. Esatto. Dove che siamo? Ah, siamo qua. No. Facciamo. Ma scusa, ma non abbiamo mai affrontato il drago qua? No, mai. Ah, perché di là? Ah, un passaggio. Sì, 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 un passaggio. Dobbiamo andare a... Ci va a fare un giro. Io andrei sopra. Merda. Due cuori per non ottenere niente. Ah, no. Invece... Io andrei... Sopra, perché noi siamo qua. Se andiamo a destra c'è un mostro, se andiamo sopra c'è un altro mostro, ma c'è un oggetto sopra. Ok, andiamo sopra. Sì. Ah, vabbè, questo è facile, questo con lo scettro lunare poi. Ah, abbiamo anche... Ma lo scettro è più, secondo me... Più scenografico, perché è più veloce. Sì. E secondo me dà anche... ha uno spazio... Di colpire. Sì, perché la spada è sottile. Un raggio d'azione, ecco, per gli... Un'onda d'urto. Ah, tu resta per la bomba, che è a destra, a destra, a destra, a destra. No, 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 scusa, scusa, sta zitto. No, no. Ma state zitte. Ah, non è servito a niente salire. Ah, perfetto. Allora devi andare a destra. Destra. Vabbè, ci ha dato la bomba. Non ci fa schifo. 8 bombe, ragazzi, siamo arrivati a 16 adesso. Flauto. Questa volta lo devo per forza ammazzare. Sì, questo sì, flauto. Poi dobbiamo andare su. Ah, ok, esploso. Ah no, però è perché è scritto start. Ho fatto il furbone. Tre. Usa lo scettro lunare Sailor Moon. Beh, devi usarlo per forza adesso. No, no, mi sa che è solo con la spada. Solo di spada si perisce. Chi di spada ferisce? Dai, dai. Proprio mira. Lei protetto. Cioè, ti sei protetto proprio con un'agilità che... Sì, ma potevi anche colpire sotto. Ma anche lateralmente protegge quello scudo lì. Oh, a volte sì, a volte no. Sono 16 bombe. Tra l'altro sono anche cose lì che disturbano, bastardi. Allora, con calma. Però questi qua io adesso in teoria li posso parare. In realtà non serve a niente tutto questo. Perché c'è una bomba a destra. Bomba a destra, perfetto. Non so se ti dà qualche oggetto, ma per me è solo per farti sprecare tempo. E poi forza. Farti finire le bombe. Esatto, così non puoi passare lì. Serviranno. Mani, occhio che ci fa tornare al punto iniziale del dungeon. Allora, aspetta un attimo. Però bisogna ammazzarle, mi sa, perché non vedo... Boh, ammazzarle... No, no, sono, si ripetono. Tra l'altro, rupie, come se non ci fossero domani. Magari questo è un punto... No, basta, fregato, l'ho detto io. No. Ma non ero incastrato, ne avevo una a destra e una a sinistra. Oh, mamma mia, sei lunga adesso, dall'inizio. È dura, è molto dura. Però no, non serve a niente andare a sinistra. Non serve a niente, non eravamo passati da qua noi. Vai a destra. Per destra. Sopra c'è il vecchio. Sopra ci sta un vecchio. Vecchi. Tu devi andare sopra. Sopra, 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 sopra. Non stai a ammazzare tutti. Adesso si ammazzali tutti, sono fermi. Sono disarmati. Un bel cuoricino. Bene, 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 bombe, cuori, e sono ancora generosi. Sopra, e vai sopra di nuovo. Ma poi c'è un drago lì, bisogna ammazzarlo quel drago lì. Ma sì, potevamo... Ah, no, perché... E qua io vado a destra. A sinistra. Sinistra. Sì, sinistra. Sinistra, e qua devono esserci delle scale, mi sa. Dove? Ma devi spostare qualcosa, però... Sono perso, sai. Come ti sei perso? No, aspetta un attimo. Mi rendo conto che è un danno. Ah, no, no, devi andare sopra, certo. Devi andare sopra perché c'era il Grumble. Il Grumble, sì. Grumble. Che però ormai abbiamo già sfamato. Sfamato. Devi andare non a destra perché c'è la chiave. Noi andiamo sopra che abbiamo scoperto il passaggio segreto. Passaggio segreto. A destra. A destra, poi di nuovo a destra. Ragazzi, che sofferenza.
Qua la vena comica si è un po' ridotta. Mai avuta, ma... Perché siamo in una fase tipo di depressione sociale. Esatto. Finire il dungeon e basta. Però devo dire che ma ci ha fatto fare del giro, ma non è terribile. Non è così difficile. Ne ho visti di peggiori. Per ora. Destra giù, mi dica, maestro. Io direi a destra. A destra. Anche se poi... Destra... No, scusa, sinistra, ho sbagliato! No! Era sotto, hai ragione. Mi devo uccidere. No, che pirla. Non si preoccupi. No, però mi preoccupo invece. Sì, va bene a preoccuparsi. No, ma sono in gruppo. Una spadata li ammazzi tutti, è servito invece venire qua. Era loca. Sta zitto. Allora, va bene, facciamo finta di niente. Let's go down. Sotto, a destra, esatto. Ma a destra, sta lì a affrontare il mondo. Ma perché qua io potrei anche riempirmi di vite conoscendoli. Se non sono le molto perdi, generosi loro. A non perderle, però. Ah, no, hai ragione. Caro Rick, lei ha veramente ragione. Sì, peccato che le ho perse tutte. Però, esatto, non è coerente. Non è coerente. Allora. A destra c'è un boss, forse? No, dove che siamo? Ah no, sotto non serve perché c'è il percorso per lo strumento del dungeon. Siamo già andati sotto. Ok, perfetto. Era per la candela. Ma magari la candela scopriamo che è fortissima contro i nemici, boh. In effetti non abbiamo mai provato. No. Ma... Sono dovuto farti fregare. Un pollo arrosto. Però ci fanno perdonare questi ragazzi. E vado a destra. A destra? Lei deve andare a destra? Ma quanti australiani ci sono? Qua? Abbiamo tante chiavi. Puoi andare sopra. Sopra? No. Devi ammazzarli e andare a destra. Cioè, non devi ammazzarli, devi andare solo a destra. Fai come la spada, visto che è passata sotto. Dai. Ma perché è tutto wireless qui? C'è anche la bacchetta magica che è veloce, che c'ha un raggio d'azione molto elevato. E basta, dai. Uccidiamolo giusto per avere lo scopo di dire non rischio di perdere la vita. Esatto. Ok. Siamo qua, adesso c'è la palla col flauto. Ah no. Basta, eliminata. Bene. Non ritorna. Io... Qua c'era Nirino, dovevo andare a destra, sì, no? Però, fermo un attimo. Qui c'è una scala. Però non so com'è è qua, tipo nella schermata di là. Ok. Però occhio non farti prendere dalle mani. Forse di spostare i blocchi, non lo so. Caspita. Occhio non farti... Prova a ammazzare i tre Rino. Magari sono loro che... Ammazzare? I tre Rino, che sono di là. Tra l'altro le mani non ci sono più. No, perché appena mi metto nel corridoio arrivano. Ah, oh mamma mia, occhio. Usa lo scettro, perché la spada è fatta apposta. Loro ti hanno messo i cosi. Facciamo un umano per scrupolo, per favore. Vai a ammazzare il trerino, voglio vedere cosa fanno. Ok. Magari ti attivano la scala. Ok, vediamo. Non sono sicuro, però tanto abbiamo 16 bombe. Allora. È un peccato non provarci. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Vai, adesso sinistra. Aspetta. Un attimo organizzarlo il lavoro. Ma che organizzare da organizzare? Solo sparare bombe. Ecco, vedi che organizzare. No, vedi. Ah, non muoiono in realtà. Li rallenti e basta. Ecco perché non moriva mai col. Perché? Ma dai, ma. O magari sì, però. Però mezzo, dai, becca. Millimetro. Vai, ecco, si sta arrivando contro, basta. Ma vedi? Sei riuscito a metterlo in mezzo. Oh, là, sta lì vicino. Bravo. Massacrando. Dai, un cuore e mezzo ci ha tolto, non è che c'è proprio questo massacro totale. Però, caspita, mi girano stra le scatole perché ho sprecato un sacco di bombe e non riesco a capire per quale ragione. Ce ne faremo la ragione. Fairy! Aspetta, grande! Fairy, vieni qua. Adesso ho l'occasione per... Vai. Boom. Ma non serve niente tutto questo, però... Certo, solo bombe. Basta, non è servito. Però è per capire, per toglierci il dubbio. Vabbè, dai. Allora, bisogna andare nell'angolo a destra. È lì dove ci sono le scale, però... Bisognerà anche un po' capire qua. Ma si possono ammazzare sti soli?
No. Usa magari la fiamma? La fiamma, proviamo a usare la fiamma. Magari proviamo. Il sole, fuoco contro fuoco. Che in realtà dovrebbe solo aizzare l'incendio, però. No. Non fa proprio niente. Beh, usalo per. Magari per le mani, visto che. No, 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 assolutamente no. Caspita, questo non è un problema allora, dobbiamo trovare. Bisogna vedere con. Con la magia funziona abbastanza bene. È in questo angolo qua, se si riesce ad arrivare. Si attivano le scale. Ma diavolo. Oh, sopra. Caspita, magari provo a gettare una bomba lì. Caspita, qua è un bel problemino. Così? Sì. Fermo un attimo, facciamo pausa un attimo, per favore. Leggiamo alta voce le mie memorie. Ah, Dio. Allora, devi avere l'esca per mostri, bla bla bla. Trova la candela rossa all'inizio del livello 7. Vai su di qua, bla bla bla. Trova il boss. Per trovare il boss Aquamentus, inizia il livello 7, che nome. E vai su di 4 schermi, sì, bla bla bla, attraversa il passaggio segreto e vai a destra di uno schermo. Qual è il passaggio segreto? Ma tu devi guardare dalla mappa, diciamo. Però ho capito. Lì per me bisogna spostare un blocco. Sì, è l'unica. Dobbiamo trovare un blocco da spostare. Vediamo. Magari se è verso l'interno. Magari le mani prima o poi finiscono. Se magari le mani finiscono, ti lasciano il tempo di. Per me è verso l'interno, devi spostare un blocco. Magari questo qua centrale, che è bello centrale, chiaro. Però sai che io non vedo più mani, magari. Per me è questo, vuoi vedere che alla fine è proprio quello centrale. Vediamo. Dai, perché se è questo. Tac, Locke, esperienza. Uomo di mondo. Esperienza ogni tanto paga. Ma sai che mi sono trovato un po' spiazzato, non so da che parte girarmi. Sì, poi tra l'altro con quelle mani che veramente cioè, ti fanno rifare tutto. Infatti sono un po' fastidiose. Ok, qua siamo. Qua c'è una bomba a destra. Bomba a destra, adesso arriviamo. Sì, via wireless ammazza tutti. Intanto sono tutti lì. Mamma mia, ma con gli strumenti giusti e la diventa fortuna. Abbastanza easy. Gestibile, esatto. Almeno questo non mi serve niente. Ma finché non vediamo i cavalieri, se si possono uccidere i cavalieri con quest'arma qui, basta, il gioco è sbloccato. Bomba a destra. Bomba a destra. E preparati per il boss. Ma con lo scettro sono confidente. Sei confidente. Confidente, come dicono in confident, come dicono in inglese, tradotto al contrario. Usa lo scettro. Ok, c'era già lo scettro. Okay. Beh, qua dovrebbe essere. È il prossimo, mi sa. No, è questo. Ah, il famoso drago del primo livello. Prova a usare lo scettro. Grande! E poi se stai tipo quel punto lì non ti beccherà mai. Ciao! Oh, abbiamo quasi finito le linee dei cuori. Porca miseria! Aspetta, ma siamo fortissimi! Basta! Oh, livello 7 abbiamo finito, Sì, ma è stato secondo me uno livello meno traumatico. A parte la mano, la manata in faccia. Vabbè, ma ci ha solo riportato all'inizio, è stata più che altro una rottura di scatole per il tempo, ma. Oh, sì. Tanta roba. Fermi tutti, chiudiamola qua. Fammi uccidere questo. Muori! Dai, ci vediamo alla prossima puntata. Prossima puntata. Ad averci le puntate così. Una volta tanto. Ottimo. Ciao. Ciao.